E siamo con Jarno Trulli, un volto noto dello sport e della Formula 1, che però ha questa grande passione. Dallo sport alla passione per il vino, come nasce questa passione? Beh, innanzitutto è una passione che viene di famiglia, dalla nostra terra, da mio nonno che già coltivava e faceva vino. Da lì in poi, diciamo, una volta in Formula 1 ho pensato di volermi riavvicinare un po' alla mia terra, visto che le gare, l'attività mi portava spesso e volentieri a essere fuori. E così abbiamo ripreso la Podere Castorani, che è datata 1793, che ha sempre prodotto vino. E con questa passione, ma soprattutto tradizione familiare, abbiamo iniziato questa avventura senza sapere esattamente cosa potevamo fare, però insomma sappiamo tutti che in Abruzzo c'è questa grande cultura e tradizione, e abbiamo iniziato a muovere i primi passi, però dopo pochi anni abbiamo capito ben presto che c'era un grande potenziale con l'azienda, con il Montepulciano d'Abruzzo. E così da lì in poi abbiamo ampliato un po' le nostre prospettive e soprattutto i nostri obiettivi. Ecco, è nato questo importante progetto insieme a un socio, lei lo ha avviato, e visto che a lei piace anche premere sull'acceleratore, siete diventati subito grandi. Subito no, ci è voluto un po' di tempo. Con Lucio, tra l'altro mio amico, manager da sempre, siamo stati anche un po' lungimiranti, perché abbiamo creduto in questa attività, abbiamo creduto nel potenziale che aveva il Montepulciano d'Abruzzo e nell'azienda, e da lì abbiamo così pensato di fare qualcosa di più grande. Abbiamo iniziato nel 98, quando abbiamo ripreso l'azienda, e nel 2006 abbiamo costruito una cantina completamente nuova, tutta sottoterra, perché i nostri obiettivi erano quelli realmente di diventare grandi. Da lì in poi è stato un crescendo, perché siamo stati bravi non solo nel costruire una bellissima cantina molto all'avanguardia, che però lega sia la tradizione che la tecnologia, visto che noi veniamo da un mondo estremamente tecnologico, ma siamo stati anche molto bravi nel proporre i nostri prodotti all'estero, quindi bravissimi nella commercializzazione, distribuzione, andando in Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Malesia, insomma abbiamo abbracciato non solo l'Europa ma anche tutto il resto del mondo. Questa è stata anche una nostra forza, perché da lì siamo cresciuti pian piano. E devo dire che il progetto, insomma, non ha una vera e propria fine, perché continuiamo ogni anno ad ingrandirci e soprattutto ogni anno c'è un obiettivo nuovo. È stato finora una grande cavalcata, anche perché guardando i nostri vini abbiamo più di 25 etichette a disposizione che viaggiano in tutto il mondo. Abbiamo ottenuto grandi obiettivi e riconoscimenti, come potete vedere diverse volte, più di 10 volte tra i bicchieri Gambero Rosso, con diversi tipi di vini, ma soprattutto ormai siamo molto apprezzati e riconosciuti a livello internazionale con il marchio Podere Castorani. Lucio Cavuto, che è socio di Jarno Trulli e si è lanciato in questa avventura insieme a lui. Sì, in effetti con Jarno lavoriamo assieme dall'87, quindi erano diversi anni che volevamo fare qualcosa che ci riportasse un attimino alle nostre origini, alla nostra terra, all'Abruzzo. E nel 99 c'è stata questa possibilità di acquisire la possibilità di avere una cantina, un podere che producesse uva per poi trasformarla in vino. Quindi Jarno in famiglia aveva questo background del nonno che produceva vino. Io vengo da una famiglia che produceva uva da Tollo, produttori di uva in Molise, e quindi durante la Formula 1 ci siamo detti perché no entrare in questa bella avventura, perché comunque il mondo del vino è un mondo che ci apparteneva, e comunque è un ambiente bellissimo, puoi parlare della tua terra, puoi vendere
le tue origini e soprattutto in un mondo così globalizzato, questa parte del mondo un cinese non potrà mai portartelo via, come per dire, quindi appartiene a te, appartiene alla possibilità che tu avrai per sempre nella vita. Quindi abbiamo creduto tanto, abbiamo profuso tanto amore per il territorio, siamo partiti da un progetto che era ambizioso per poi trasformarlo in una vera e propria attività. Oggi siamo un'azienda di quasi 100 ettari, ogni mattina ci sono 35 famiglie che collaborano a questo progetto, tra le vigne, la cantina, la commercializzazione. Poi l'unica illusione è che fosse un qualcosa che ci avrebbe trattenuto un attimino a casa mentre si gira forse più di prima con la Formula 1, però è molto diverso da quello che abbiamo sempre fatto in precedenza. Quindi dall'attaccamento e amore per il territorio e anche per le proprie origini è partito questo grande progetto. Vogliamo parlare dei mercati? Beh, oggi siamo presenti quasi in tutto il mondo, siamo presenti in molti mercati strategici che a volte ci fanno anche piacere, ci inorgogliscono, cioè noi riusciamo a vendere i nostri vini migliori in Francia, quindi il fatto di fare una cena a Parigi e trovare 50-100 persone che sono affezionate, apprezzano i tuoi vini, è una cosa che inorgoglisce. Comunque oggi siamo presenti quasi in tutto il mondo, molto bene in Nord America, poi ci sono mercati che stanno emergendo come il Sud America, molto bene il Brasile, nei paesi asiatici stiamo svolgendo un buon lavoro in Giappone, quindi un mercato molto 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 competente che anche lì ti dà grandissime soddisfazioni. Per concludere si parla di futuro, dei nuovi obiettivi, delle nuove sfide. Podere Castorani è un'azienda, è un cantiere, come dicono gli inglesi, un work in progress dal 2000 ad oggi, e quindi oltre ad averla triplicata nelle dimensioni, negli impegni, oggi abbiamo in serbo, abbiamo appena inaugurato 8 stanze, 8 suite nella nostra tenuta, e ora stiamo cercando la possibilità di allargarci anche su questo settore. Abbiamo una grandissima richiesta per eventi nella nostra tenuta e quindi non c'è modo e possibilità di rallentare. Come dicono gli inglesi, flat out, come quando eravamo in Formula 1. Angelo Molisani, enologo di Podere Castorani, ma anche agronomo. Partiamo proprio da queste bellissime colline, da questi vigneti. Beh, sì, il mio percorso mi ha portato a seguire sia la vigna che la cantina. E ne sono molto contento perché ad Alanno siamo in un contesto molto, molto vocato e un altopiano, davvero possiamo avvantaggiarci di questi suoli alluvionali che hanno milioni di anni e che ancora oggi ci donano questa salinità molto particolare che caratterizza tutti i nostri prodotti. Su questi suoli noi coltiviamo tutte le varietà abruzzesi, quindi il Montepulciano, la Passerina, il Pecorino, e l'estensione aziendale è diventata negli anni sempre più importante e abbiamo la fortuna di poter vinificare direttamente questi prodotti nella nostra cantina sotterranea caratterizzata dall'utilizzo delle vasche in cemento, e anche questo è un elemento che caratterizza moltissimo la qualità dei nostri prodotti. Cerchiamo di attuare una viticoltura ed un'enologia sostenibili al passo con i tempi e al passo con la cultura e la consapevolezza che i prodotti devono avere, sia per nostra scelta che per quello che riguarda il confronto con i consumatori e con il mercato, e per un onere anche storico nei confronti dell'ambiente e della società. Quindi
pratichiamo l'agricoltura biologica sin dall'inizio della nostra attività e ci confrontiamo adesso, in prossimità di certificazioni di sostenibilità, anche con la misura dell'impatto ambientale delle nostre produzioni. Lo stesso avere una cantina completamente sotterranea ci permette di avere una temperatura controllata durante tutto l'anno senza nessun input energetico, e questo è un vantaggio ambientale enorme, oltre che un godimento per i vini che possono evitare di soffrire sbalzi di temperatura durante l'anno. E altri elementi che ci caratterizzano molto sono l'affinamento dei vini in bottiglia negli spazi che abbiamo all'interno della nostra cantina, la scelta di lavorare con dei fusti di rovere da 500 litri e non con legni piccoli da 225 come sono le barrique, e soprattutto la volontà di interpretare con sincerità e trasparenza quello che il territorio ci dona con questo carattere di vocazione molto forte, e di trasmetterlo nella bottiglia e come messaggi nelle bottiglie, appunto, di estendere questo messaggio in tutto il mondo, perché abbiamo la fortuna di vendere i nostri vini a livello mondiale.